Ciao a tutte ragazze e bentornate sul canale. Allora, in questo video vi mostrerò come andare a scolpire il viso con i prodotti in polvere. Diciamo che questa tecnica, questo modo di enfatizzare alcune parti del viso e di nascondere delle altre è famosissimo, sicuramente lo conoscerete alla perfezione, o comunque anche se non lo utilizzate su voi stesse l'avrete visto in giro dappertutto perché il contouring è ormai famosissimo, è spopolato e lo vedete praticamente quasi in ogni foto di Makeup Artist. Io vi mostrerò come andare a scolpire al meglio il vostro viso, in particolare con i prodotti in polvere. È una cosa molto leggera, generale, un contouring che potete fare tutti i giorni. Spesso e volentieri per i miei video io mi ispiro a quelli che fa magari mia sorella, che sono più professionali e vanno più nello specifico per un trucco perfetto, un trucco da makeup artist, un trucco particolare per qualche evento, e lo faccio indirizzandomi ad un target meno esperto, un target di persone che vogliono truccarsi tutti i giorni, che non hanno bisogno di un trucco sempre super strutturato. Quindi, appunto, rifacendomi al suo video in cui vi mostrava la tecnica del contouring dalla base in crema fino a quella in polvere, io vi mostrerò un contouring per tutti i giorni. Anzi, non voglio definirlo un contouring, voglio definirlo uno scolpire il viso, un andare ad enfatizzare qualcosa che vogliamo enfatizzare, a nascondere qualcosa che invece magari ci sembra troppo evidente nel nostro viso e che non ci piace. Insomma, questo genere di cose qui. Come vedete, sono già truccata perché ho appena finito di registrare il video che riguardava appunto il make up di Lola Ponce, che è stata ospitata in TV e mi era piaciuto tanto. Spero sia piaciuto anche a voi se l'avete visto. Se non l'avete visto, ve lo lascio nell'info box. Comunque, senza perdermi in chiacchiere, vado subito a cominciare. E appunto, ricollegandomi al make up di Lola Ponce, non ho assolutamente messo nient'altro sul viso se non fondotinta e blush, perché era un make up molto, molto fresco e primaverile. Quindi, non ho fatto nessun tipo di contouring. Allora, vi vado innanzitutto a mostrare i pennelli che secondo me vanno bene per andare a definire il viso e a scolpirlo. Ve ne vado a mostrare diversi, poi scegliete magari quello che vi piace di più. Come vi dicevo, sarà un contouring in polvere, uno scolpire il viso, quindi fatto con le polveri, e quindi sarà veramente molto molto naturale da utilizzare tutti i giorni. I pennelli che possono essere adatti sono: il primo che vi mostro è questo qui, che è il Contour Brush della Real Techniques. Come sapete, amo i pennelli della Real Techniques, mi trovo molto bene, sono veramente belli, non costano tantissimo, quindi la qualità prezzo è abbastanza buona, il rapporto qualità prezzo, insomma, ve li consiglio se non li avete ancora provati. Comunque, questo qui fa parte di un set e è un pennello a goccia abbastanza ampio e leggermente affusolato verso la fine. È veramente adattissimo per scolpire il viso, in particolare le guance, andare a fare delle parti più piccole come la punta del naso, la stessa cosa il mento, eccetera, eccetera, le tempie, perché è veramente piccolino e maneggevole e ci permette di andare precisamente proprio sotto lo zigomo e così via. Quindi questo è uno di quelli che vi consiglio. Andiamo avanti e vi mostro un altro che invece è un po' più ampio. Anche questo lo possiamo benissimo utilizzare. Questo magari è adatto per chi ama quei tipi di pennelli angolati, perché magari li trova più maneggevoli, riesce ad utilizzarle al meglio. Questo qui invece della Biffoli è di ottima qualità, le setole sono veramente molto belle, però è più ampio, quindi magari se non amiamo i pennelli troppo piccoli vi posso consigliare questo. Ovviamente questo è angolato, ma potete sceglierne benissimo uno che non lo sia, e questo qui ci fa andare bene a scolpire lo zigomo. La stessa cosa va benissimo essendo angolato anche per le tempie. Comunque, anche se grande, possiamo andare a spennellare anche sotto il naso, stessa cosa per il mento e per la mascella e così via. Questo è il secondo pennello che vi mostro. Infine, vi mostro un pennello che ho acquistato ultimamente e mi sta piacendo tantissimo. Questo qui è un pennello della Zoeva e questo qui è proprio, io lo vedo proprio adattissimo per andare a scolpire il viso, perché è piatto. È piccolino ed è tagliato. Ovviamente, ragazze, questi erano alcuni dei pennelli che vi ho consigliato. Potete usarne anche tanti altri. Comunque, questi erano i tre tipi di pennelli, secondo me, più adatti per andare a scolpire il viso. Quindi partiamo subito ed io vado ad utilizzare questo della Zoeva. Ho dimenticato di dirvi il numero, questo è il 109, appunto, di Zoeva. Per questo contouring vado ad utilizzare Morfeo di Mulac Cosmetics e Ipno, sempre di Mulac. Sono due terre che, se acquistate in gomma,
in combo sono molto carine, perché questa è un po' più scura e questa è un po' più chiara, quindi sfumate insieme ci danno un effetto molto naturale, ma comunque potete deciderle anche di comprarle separatamente. Io all'inizio ne avevo presa una, quella più scura, poi ho acquistato anche, anzi no, ne avevo presa, avevo preso quella più chiara, ma poi mi definiva veramente molto poco, e poi ho acquistato anche la più scura, quindi sfumate insieme hanno un bellissimo effetto. Vado a prendere tutte e due, in questo caso le vado a prendere direttamente insieme con il mio pennello appunto di Zoeva, e quindi intingo leggermente il pennello e poi vado a portare il prodotto nell'incavo dello zigomo. In questo modo avremo uno zigomo ben scolpito ma comunque molto naturale e non troppo pesante. Vado prima con il colore un po' più scuro, lo posiziono e lo sfumo verso l'alto, e poi prendo un po' di quello più chiaro e lo sfumo ancora un po' più su, andando sempre verso l'alto. Quindi vado a farlo sugli zigomi, poi un po' di prodotto io lo vado a portare anche sulla punta del naso, perché ho il naso abbastanza lungo e quindi magari se voglio otticamente accorciarlo, ma poi tra virgolette, perché figuriamoci se il naso si accorcia oppure si restringe chissà quanto, comunque lo vado a mettere un po' a spennellare sotto il naso, lo vado a spennellare un po' alle tempie leggermente, e poi anche un po' sotto il mento. Allora, ovviamente il contouring, l'highlighting e così via vanno studiati, vanno fatti a seconda del viso che abbiamo, perché ovviamente in questo caso io non sono andata a metterlo ai lati del naso come fa magari spesso sempre mia sorella, perché ho un naso comunque molto sottile, quindi non ho bisogno di assottigliarlo maggiormente. Chi invece magari ha un naso a patata, un naso molto presente, quello vuole più sottile, ovviamente lo andrà ad applicare magari con un pennellino da precisione del genere, ora ve ne mostro uno che io uso per l'highlighting, comunque un pennellino di questo tipo, molto bello anche questo, e quindi sarei andata ai lati del naso per scolpirlo e per assottigliarlo. Stessa cosa per quanto riguarda la fronte, io non lo vado a fare perché comunque la mia fronte non è troppo grande né troppo piccola, mi sta bene, ma comunque se abbiamo una fronte troppo alta, troppo larga, l'attaccatura dei capelli troppo alta, magari vogliamo renderla più piccola, andremo a fare il contouring intorno. La stessa cosa per le tempie, la stessa cosa ancora per il mento, se abbiamo una mascella molto pronunciata andremo ancora di più a scolpirla. Insomma, io quello che faccio sono questi passaggi qui, e quindi vi ripeto, a seconda di quello di cui avete bisogno andrete a fare nel modo a voi più opportuno. Adesso quindi, dopo aver scolpito il viso a seconda dei punti che dobbiamo andare a far rientrare otticamente, andiamo a illuminare invece le parti che vogliamo mettere in risalto, e quindi parliamo di highlighting. Cosa vado a fare? Con il pennellino che vi ho mostrato prima, questo è il numero 134, sempre di Zoeva, è stupendo questo pennello, comunque io l'ho trovato nella sezione occhi, anche se secondo me è perfetto proprio per il viso, per queste piccolezze, e quindi vado a prendere il mio illuminante e lo vado a stendere nei punti che voglio mettere in risalto. Io comunque non lo vado a mettere da tutte le parti, per esempio non lo vado a mettere mai al centro del naso oppure sulla punta, spesso lo si fa ma non mi piace, lo vado a mettere in particolare sull'apice dello zigomo, perché mi piace tanto lo zigomo illuminato e vedete che bell'effetto mi dà, molto glowy. Lo vado a fare sul mento, neanche mi piace, perché poi tra l'altro lo si fa ovviamente nella zona T, quindi fronte, naso e mento, però questa cosa la trovo un po' un controsenso, perché io di solito vado ad opacizzarle quelle zone, quindi se le vado ad opacizzare poi le vado a illuminare mi sembra una cosa che non abbia senso, quindi non lo vado ad applicare in quei punti. Però se vi piace, se volete mettere in risalto questo punto, il mento e così via, potete benissimo farlo. E poi una cosa che mi piace tanto fare è mettere in risalto l'arco di Cupido, quindi illuminarlo, e quindi sono i due punti questi qui che io vado ad illuminare. Poi mi piace andare sempre ad illuminare l'arcata sopraccigliare, però di solito mettendo sempre degli ombretti presenti eccetera, vado a farlo con un colore matte, quindi non un illuminante. Se invece il trucco è abbastanza matte, abbastanza soft, o magari c'è solo l'eyeliner, mi piace farlo anche sotto l'arcata sopraccigliare. E questo, ragazzi, è quello che vado a fare solitamente. Parlando di terra, ovviamente ci tengo a dirvi che, come avrete già sentito, se avete già sentito parlare appunto di contouring o comunque di scolpire il viso, vi consiglio una terra, per chi non lo sapesse, con base fredda, perché quella calda, quelle calde sono un po' troppo arranciate, quindi ci vanno a dare un po' un effetto umpa-lumpa. Però comunque se
non vi piace invece magari troppo l'effetto freddo, troppo deciso, potete poi andare leggermente a scaldare l'incarnato, come quando magari andiamo un po' ad abbronzare il viso con una terra un po' più calda. Questi erano i miei consigli per quanto riguarda i pennelli, per quanto riguarda i metodi per enfatizzare il nostro viso, per come andarlo a valorizzare. Io spero, con la tecnica del contouring o comunque con lo scolpire alcuni punti e mettere in risalto degli altri, io spero che questo video vi sia stato utile, vi sia piaciuto e vi mando un bacione. Grazie per aver guardato e al prossimo video.